Teatro Orfeo, stagione 20 musicali, Orchestra della Magna Grecia, siamo con Piero Romano, il mitico direttore artistico di questi eventi. Mitica l'orchestra perché è un'istituzione straordinaria, ricchissima di persone che lavorano in maniera indefessa su quello che è un progetto meraviglioso, quello di creare sempre più, animare sempre più questo polo di produzione, e lo facciamo questa sera con un inizio di un percorso, quello dell'integrale dei lavori per pianoforte e orchestra di Chopin affidati a Giuseppe Greco. Giuseppe Greco è un pianista talentuoso, veramente con una bellissima carriera a livello nazionale, nel nostro territorio, una padronanza pianistica, un virtuosismo insito proprio nella sua natura e tanta tanta simpatia. Quindi quello che mi piace è veramente riuscire a essere una bellissima piattaforma per un artista nostro che inizia questo percorso e in 3 stagioni si chiuderà appunto facendo i 3 momenti dedicati a Chopin. Una pagina toccante, lirica, virtuosistica, quella di Chopin, il primo concerto scritto da lui in Polonia prima di esiliare poi in Francia, però è la vigilia anche dell'ultimo appuntamento della stagione, un appuntamento che si farà il 9 maggio, attenzione è cambiata la data, 9 maggio con un'artista poliedrica della posta italiana, Margherita Vicario, regista, attrice, cantautrice, e sarà qui ad interpretare le sue canzoni in un tour che inizia proprio da Taranto e proprio con l'Orchestra della Magna Grecia, che ha dato il là a questa produzione che porterà anche in giro per l'Italia in maniera sinfonica. Grazie maestro, noi riusciamo sempre a chiudere le nostre interviste dicendo che ogni sera è sempre una buona sera. Certamente che ogni sera è sempre una buona sera, soprattutto se c'è Matteo Dusconi e l'Orchestra della Magna Grecia. Grazie. Orchestra della Magna Grecia, stasera siamo col maestro Greco, naturalmente abbiamo una grande interpretazione di Chopin. Ma grande, lasciamolo decidere al pubblico. Comunque noi ci impegneremo, abbiamo fatto delle belle prove, sono davvero soddisfatto del lavoro fatto con il maestro Brian Liao, è un direttore giovanissimo di 31 anni, taiwanese, quindi è sempre un'emozione tornare a suonare a Taranto, che è la mia città, con l'Orchestra della Magna Grecia. E come dicevo, questo è il primo di 3 appuntamenti che avranno anche luogo nei prossimi 2 anni con l'integrale delle opere per pianoforte e orchestra di Chopin. Questa sera eseguiremo il primo concerto. Allora, stasera Chopin, stasera Orchestra della Magna Grecia, anche stasera, ogni sera è sempre una buona sera. Ogni sera è sempre una buona sera. Ok. Bravissimo. Grazie mille. Grazie. Bellissimo. Bravissimo. Grazie.